Siamo qui con Gianni Romano e Michele Aquila, docenti di pratiche relazionali dell'arte e della comunicazione, dal libro Twitter. Ciao a tutti e due! Ci potete dire chi siete, cosa fate e qualcosa su di voi? Ciao a tutti, mi chiamo Michele Aquila, vivo e lavoro a Milano, laureato in architettura a Firenze. In seguito ho vissuto a Torino, dove ho cominciato a collaborare con Interaction Design Lab, società con la quale poi, della quale poi sono diventato partner, fino più o meno al 2011-2012. In quell'anno ho fondato un mio studio, ho aperto il mio studio che si chiama U10. Attualmente mi occupo di consulenze e di insegnamento. Mi chiamo Gianni Romano, sono principalmente un insegnante e un editore, pubblico libri con il marchio Post Media Books e un critico d'arte. Che invenzioni hanno cambiato il mondo? Io direi la macchina fotografica per raccontare quello che ti sta intorno, gli aerei e i treni per viaggiare e i videogiochi come forma di intrattenimento che effettivamente prima non esisteva. Gianni, hai libri da consigliare? La Bibbia, L'Ulisse di Joyce, un libro che si chiama End of the Road di John Barth, tradotto anche in italiano, si chiama Fine della strada, anche se introvabile. Però se uno ha dei problemi io consiglio sempre di leggere Natura morta con picchio di Tom Robbins. Supereroi, ne avete? Primo era Laszlo Molinari, che faceva i quadri per telefono. Se vogliamo era una sorta di modalità in era pre-internet di realizzare un manufatto a distanza. L'altro personaggio è Grigori Perelman, matematico russo, che ha risolto una delle congetture più difficili del pianeta di sempre, che è la congettura di Poincaré. L'ha risolta, ha ricevuto un premio importantissimo, anche in denaro l'ha rifiutato. L'ultimo eroe è mio nonno, che ha compiuto 100 anni qualche giorno fa. Tre cose che salveresti del mondo vecchio e tre cose che ti piacciono del mondo nuovo. Allora, del mondo vecchio salverei il cinema, internet e la possibilità di potersi esprimere. Del mondo nuovo non lo so perché mi preoccupa, però allo stesso tempo mi incuriosisce molto. Volete aggiungere qualcosa? Allora, sono, oppure dicono che sono bravo a scrivere, a cucinare, ma sono veramente pessimo a ballare. Ah, e poi sono un ottimo attore. Mi piace andare in bici e non so se lo so fare bene, però insomma cerco di farlo al massimo. Grazie Michele, grazie Gianni, ciao!